Gentili telespettatori, buona giornata. Domenica 8 marzo 2020 si sono svolte le elezioni supplettive 2020 per il Senato in Umbria. Quindi nel collegio uninominale Umbria 2, comprendente la provincia di Terni e parte della provincia di Perugia, nell'ambito dell'elezione supplettiva di un seggio del Senato della Repubblica, la senatrice uscente è Donatella Tesei della Lega, dimessasi per incompatibilità il 2 dicembre del 2019. Vediamo chi si è presentato: Valeria Alessandrini per il centrodestra, Maria Elisabetta Mascio per il centrosinistra, Roberto Alcidi per il Movimento 5 Stelle, Armida Gargani per riconquistare l'Italia. L'affluenza alle 23 è stata del 14,55 e alle 23 poi le sezioni scrutinate sono state 478 su 509. Vi posso dare questi risultati. Ha vinto Valeria Alessandrini per il centrodestra con il 53,37% dei voti, con 22.023 voti. E così è stata eletta. Poi abbiamo Maria Elisabetta Mascio per il centrosinistra, 38,30%, 15.804 voti. Roberto Alcidi per il Movimento 5 Stelle, 7,59%, 3.133. Armida Gargani per Riconquistiamo l'Italia, 0,75%, 308 voti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Vi invito ad iscrivervi, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.